Il voto di Berlino è stato un ennesimo schiaffo per Angela Merkel, con il peggior risultato di sempre realizzato dalla sua CDU nella capitale. Altro scenario per l'estrema destra. Alternativa per la Germania ha conquistato seggi e consensi. Ma chi sono gli elettori dell'AfD, partito anti-islam e anti-immigrati fondato nel febbraio 2013? Euronews ha incontrato alcuni tesserati ed elettori. Sostengo AfD perché ritengo che non ci sia altra alternativa alla politica di partiti tradizionali. Il salvataggio dell'euro, della Grecia, la crisi dei rifugiati, tutte questioni senza via d'uscita, ma alla fine un'alternativa c'è sempre. Per molti la soluzione sembra dunque l'estrema destra in un paese che cambia troppo in fretta, soprattutto quando si tratta di rifugiati e migranti. Berlin soll wieder sauber werden. Dobbiamo ripulire Berlino. Abbiamo dato la priorità a cose sbagliate, sia a livello comunitario che a livello regionale, come la distribuzione dei rifugiati, quei centri che vengono costruiti per loro, specie nella parte orientale di Berlino, senza consultare i cittadini. Entgegen der Absprache, also Absprache mit den Bürgern. Ich würde nicht sagen islamfeindlich, wir sind islamkritisch. Non siamo islamofobi, ma critichiamo l'Islam. Accettiamo ogni musulmano che vive in Germania e che pratica la sua religione. Ma l'Islam, come religione, non fa parte della cultura del nostro paese. In Germania crediamo ai valori giudaico-cristiani. In Deutschland gibt es den Begriff des jüdisch-christlichen Abendlandes und dabei wollen wir es belassen. Un modo soft per dire che l'Islam non è compatibile con la cultura tedesca? Un messaggio ben chiaro arriva da questo gruppo di manifestanti di estrema sinistra. Per loro l'AfD non è un'alternativa, è solo un partito populista, razzista e provocatore. Accuse respinte al mittente. Ci hanno urlato che siamo nazisti e xenofobi. Sono tutte falsità perché non siamo così, ma molti ci etichettano in questo modo. Intanto sempre più tedeschi, delusi dal centrodestra e dal centrosinistra, condividono idee e programma dell'AfD. C'è chi accusa la formazione di strumentalizzare le preoccupazioni dei cittadini, dai rifugiati alla crisi europea. Ma per la sua leader, Frauke Petri, il partito è stato in grado di ascoltare i tedeschi stanchi delle grandi formazioni tradizionali. Si parla del successo di alcuni partiti di estrema destra in Europa, uno di questi è il suo. Ma siete di estrema destra? One of those parties is yours. You are a far right party. No. Ci chiedono spesso che tipo di partito siamo. Basta vedere chi ci vota. Guardate i nostri sostenitori. Ci sono conservatori e liberali. Riceviamo il sostegno da più parti dello scenario politico. Quello di relegarci a un partito di estrema destra è cosa diffusa in Germania, perché permette a qualcuno di demonizzarci. Ci hanno provato anche con me e con il partito, ma penso che la gente si è svegliata e vuole capire che cosa sta succedendo davvero. Ma cosa sta realmente accadendo? Alternativa per la Germania è nato come movimento anti-euro nel 2013 nel pieno della crisi greca. Poi il problema dell'immigrazione e del terrorismo hanno contribuito a dare sempre più visibilità al partito. Mentre gli altri stati membri dell'Unione Europea chiudevano i confini ai profughi, la Germania li apriva. Una decisione che ha pesato in non poco sulla cancelliera Angela Merkel. Quello che stiamo vivendo è qualcosa che cambierà il nostro paese nei prossimi anni. Vogliamo che questo cambiamento sia positivo e possiamo riuscirci. La crisi dei rifugiati ha potenziato le prospettive elettorali del partito. Questa donna fa la volontaria in un centro profughi vicino a casa sua nel Brandeburgo, una zona dove vivono pochi immigrati, ma tra la gente c'è diffidenza e anche un po' di rabbia. L'AfD sta usando i profughi per convincere le persone socialmente svantaggiate che la colpa della loro situazione è dei rifugiati. Sapevamo che prima o poi, dal punto di vista sociale, qualcosa in Germania doveva cambiare.
E questo è quello che è successo. Della serie, è arrivata la persona sbagliata e ha convinto tutte quelle persone insoddisfatte. Mohammed Taha Sabri vive a Berlino, è un imam. È arrivato qui 27 anni fa dalla Tunisia per sfuggire alla dittatura di Ben Ali. Ci racconta che la sua comunità è ben integrata, ma l'ascesa dell'estrema destra preoccupa tutti, perché potrebbe portare a tensioni e scontri. Ha chiesto un incontro con alcuni politici dell'AfD, ma la risposta finora è stata no. All'ultimo momento hanno rifiutato perché la nostra moschea non era un luogo adatto al dialogo. Vogliono discutere con noi musulmani, ma in un posto neutrale. L'AfD, alla sua prima partecipazione alle elezioni nel Land, ha conquistato il secondo posto con oltre il 21% dei voti e ora punta ad entrare nel Bundestag alle politiche del prossimo anno. Parte della crescente popolarità di questo partito è che si sta puntando sempre più sul fattore paura. Prima di tutto guardiamo quali sono le forze motrici umane. Una di queste è la paura. Far finta che i politici non abbiano paura, vivere senza paura di qualcosa, non è da persone oneste. D'altra parte, a tutte le persone che ci dicono che noi spaventiamo la gente, io rispondo di guardare in faccia i problemi reali. Guardiamo alla crisi dell'euro, alla crisi dei migranti. Quali sono le cause principali di queste crisi? Sappiamo come risolvere davvero il problema? Oppure abbiamo iniziato solo a parlarne? Il problema si risolve senza parlarne? Assolutamente no.